Bentornati ragazzi e benvenuti in questo nuovo fantastico video di Due Nerdini sul Tubo. Anche oggi nuovo spacchettamento di destino splendente. Spacchettiamo oggi Pikachu Woo e il nostro bellissimo Boltund. Sì. Abbiamo tutta la pellicola semplicemente per evitare rumori molesti. Esatto. Abbiamo registrato a fila tutti gli spacchettamenti di destino splendente che state vedendo, che avete visto in precedenza ovviamente. Sono un po' tristi. Siamo un po' tristi, un po' delusi, un po' così, diciamo alti e bassi, diciamo. Quindi per questo vedete Ryuk in questo momento afflitto. Se non avete visto i video precedenti, vi invitiamo a farlo. Tanto vi lasciamo sempre qui da qualche parte la i dell'info box. Non è sulla tua faccia, è l'info box. Ah, ma non c'è più così. No! Questo ragazzi mi fa capire chi è che carica i video e chi è che li monta. Comunque, questa volta inizia Ryuk. Che deve essere molto veloce, anche perché le fotocamere ci stanno salutando. Ok, quindi, allora, dai Ryuk, let's go, allora guardate qui. Tipo Pikachu, esatto, Pikachu. Okay. In questa versione abbiamo quattro pacchettini, una jumbo gigante e la carta promo. Che violenza. No, l'ho lanciato lì, non ha fatto nemmeno così, non vuole. Così. Non è qui vicino, no. C'è anche la cassa qua. Sì, infatti. Aspettate che... Okay, ma anche la carta promo è tagliata male. No, vabbè. Ragazzi. No, vabbè. Ma vi rendete conto? Ma guardate il dietro. No, ma raga, ma dai, ma io colleziono... Guarda la V come falla vedere com'è. Cioè, raga. Enorme. Guardate qua. Almeno questa qui non è tagliata male. Mi scusi, può farlo. Sì, scusa, hai ragione. Almeno questa non è tagliata male. Qui la V è normale, è giusta quel che deve essere. E qui guardate ragazzi, la V di questo qui piccolino tra un po' supera la V di quello grande. Cioè, raga, ma noi si collezionano le promo tagliate male. Non è la prima che troviamo, eh. No, la jumbo. Non è la prima che troviamo. Maledetti! Fatele a modo queste carte, Pokémon Company, per favore. Che pesce vuole a tagliarle a modo? Incazzavo Ryuk Sniper oggi. Sì, non mi fanno mai gli shiny. Fatemi le facciare, Charizard, non è idea. Ho capito. E mandateci le carte. Da di sotto, però. E mandateci le carte. Ma cosa? Sì, mandatecele. 1, 2, 3, 4. C'è qualcosa? Dai, sembrerebbe. Veloce, velocizzati. Va bene, allora. Chihuahua, asciugamo gnagno, Cramorant, energia, Gossy First, Noam, Strapinch, Nikit, Bizzle. Oh, che già abbiamo, Culino ce l'abbiamo già. Culino ce l'abbiamo già. Però, Culino ce l'abbiamo già. Però... Culino è sempre Culino, però. Culino. Guarda un sacco. Vale anche un sacco, lo sai? Culino vale un sacco. Culino vale un sacco. Se non ricordo male, l'altra volta quando ho fatto il video valeva 5-8 euro, non mi ricordo. Però no, non per Culino. Allora, andiamo un po' a Charizard. Bella per Culino. Allora, Charizard lo apro dal centro, guarda. Dal centro. Così. Si piano a curvare le carte. No. Ah! Ne strappo, si rovina, no. Magari c'è un Charizard. No. 1, 2, 3, 4. Un cazzo! Allora, allenatore da palestra, Gnasna, Asciugamano, Gnasna, Chiwetel, Yanma, Morpeko, Eevee, Gusty Fleur, Another Snoom. Bella! Crobat, sì. Dai, Crobat, bello. Ok, bello. Bello, Crobat è molto bello. Che non abbiamo. No, infatti questo ci manca, ma dai. Non male, ma no, del Charizard. Allora, andiamo per Dragapult. Ragazzi, Culino Shiny, anche se è doppione, se non erro. Però, Crobat V, piano. Sì, vedi? Ma io voglio le Shiny. Ed hai visto, non lo stai pigliando lo Shiny. Ma chi schiena frega di Culino? No, oh, non offendere Culino, hai capito? Questa è bella! Vai, questa è bella! Dai, questa è bella! Allora, dai, proprio la camera calda! Scatola rovinata! Sì, scatola rovinata! Energia! È nera! Dai! È nera? Su!
Beagle, Yanma, Trapinch. Oh, bellino! Bellino! Ok. Varrà okay. Sicuro più lo shiny che vorrei il V, però va bene. Però va bene. Ok. Bellino. Ho visto nero, ho sperato... E prendere qualcos'altro. In una Black Gold. Vabbè. Ma bellino. Sarà per un'altra volta. Bellissimo. Sarà per un'altra volta. Quanto è bello. Molto, ecco. Almeno questo è tagliato bene. Eh sì. Piccola pausa per e poi apriamo questo ultimo. E poi abbiamo l'ultima busta. Ok, rieccoci ragazzi. Ultima busta per me. Dovete capire che oltre che è surriscaldato di tutti questi video, è anche scarichi. Sì. Bisogna velocizzarci un attimino. 1, 2, 3, 4. E per tempo, mezz'ora. Ruvida mi sembra. Mi sembra ruvida. Non vorrei dire vaginato, è ruvida. Allora. Dartrix, Flossin, Yuxo, Gnacciuccio, nel coffin, Gozzi, Grookey, Morpeco, Spinner! Bello, Mr. Rhyme! Mr. Rhyme, Shiny, e poi... che palle! Pensavo Zarud per un primo momento. Zarud! Bello! Bellino, sì, un pochino meglio. Però cazzo, una Black Gold ci potrebbe dare, porca puttana. Voglio una Black Gold! Viene sto a me ragazzi. Apriamo Voltund. Il nostro bellissimo Voltund, perché io amo Voltund. Bello. Io l'ho cercato Shiny un po', non sono riuscito. Sì, guarda. Faccio dal volo. La carta io intanto tiro il cielo. Sì. Eccola qui, ragazzi. Bene. Quanto è bello. Quanto è bello. Devo chiedere un fratello che è daltonico con colori verdi. Oddio, è vero. Perché è verde pisello. Sì, è un, tipo un verde lime violetto scuro melanzana. Lo vedrà rosa. Questo lo sposto, questo se lo butto. Apriamo subito. Via, partiamo con il via, 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 via. Vediamo un po' di trovare roba buona. Trova una Black Gold. Lo spero. Ricordo che siccome il Mister L ne ha trovati persino due di Black Gold. Doppione, mi pare. Doppione, esatto. Oh! Oh, ma qui! Oh! Guarda qua! No, non mi interessa nulla adesso! Non mi interessa nulla! È doppia ruvida! Doppia ruvida, raga! Doppia ruvida, mi pare, eh! Mi sì, pare sia doppia non mi fa eccitare, eh! Non dirà. Shinx? Oh, sì! Dumbledore! Crobat VMAX! Ush! Va bene, doppione per Crobat VMAX, però non ci lamentiamo. Non ci lamentiamo, vale il costo di 2,50€, 3 euro per ora, non vale chissà quanto, però siamo contenti ragazzi. Anabra! Bello. Shiny. Andiamo avanti ragazzi, altro pacchettino. Che qui il conto ci sconta. Eh? Il conto ci sta. Boh. Allora. 1, 2, 3, 4. Niente qui. Ragazzi, niente. Non possiamo avere troppo. Trovo più sinergia. Spinner, Roulette, Morpeko, Nikit, Eevee, Buggy delle Verse, Zarud. Niente. Zarud! Rook sistema te, che intanto vado avanti. Sì, lo sistema. Sposta le carte. Ah, devo sistemare, devo fare. Madonna ragazzi, è stato proprio un uomo. Devo spostare la cassa in una carta. Perfetto. Dice qui da spacchettare. Tieni caro. Grazie. 1, 2, 3, 4. Ruvida! Fulla. L'ultima. Ma fullata. Non te lo saprei dire. Dartrix, Eldegoss, spada rovinata, energia. A noi ci interessano solo le fullate. No, Triculini no però. Dai. Vabbè, ci recuperiamo praticamente una di veste praticamente. Una pin. Però. No, non è nemmeno una pin. Charizard. Mi si incosta un sacco. Proviamo a vedere se. Madonna, che pacchetto marcissimo, raga. Magari c'è una Black Gold dentro. Tabata, tutto incurvato, quindi. Rovinato, sballato. 2, 3, 4. Niente, questo pacchetto non ha nulla da offrirci.
Lux proprio, Sedco, Sinergia, Glossy, Flash, vabbè, ecco. Vediamo, Luxray, Holo, che ci mancava, e appunto spacchiamo la spalla. Ultimo pacchettino, ragazzi. Ultimo pacchettino di questa serie di spacchettamenti che in futuro no, devo, non mi lamento più di troppo questa volta, dai. Ma abbiamo trovato pochissimi di là. Vabbè, chi se ne frega? Te non ti accontenti mai, mamma. Io mai. Ragazzi. Sempre, lui, io voglio sempre di più. Mamma mia, lui è una gioia, badalla, oh, niente. Lui regala gioie certe volte. Il braccio mi fa malissimo. Torsisnum, Trapinch e Almega. Niente, ragazzi. Niente. Un cazzo di niente. Ah, ragazzi, ora vi prendiamo un attimino al volo tutte le carte e tutti gli spacchettamenti che abbiamo fatto in questi giorni. Cioè, in questi giorni abbiamo fatto oggi, che avete visto però in questo periodo. Ne facciamo un attimo di pulizia e prendiamo tante le carte riepilogo. Vediamo un attimino quello che abbiamo. Yes. Abbiamo fatto un po' di pulito, abbiamo preso tutte le carte di Destino Splendente, in generale anche quelle comprensioni di essere allenatore. Quindi il primissimo video spacchettamento di Destino Splendente che abbiamo fatto. Abbiamo fatto un po' di calcoli, abbiamo aperto circa 41 buste, diceva Rucca. Sì, giù. Allora, diciamo che rispetto al nostro personale standard, benino, ok? Sì. Rispetto allo standard di questa serie, ovvero rispetto alle altre persone in generale che conosciamo, famosa, non famosa, eccetera, abbiamo trovato un po' che niente, ok? Esatto. Quindi, diciamo, in parole povere... Non abbiamo trovato neanche un ultra shiny. Esatto, quindi perché parole povere. Abbiamo una VMAX Shiny, non ce l'abbiamo. Cioè, abbiamo trovato tanta roba per i nostri standard, appunto, quindi siamo troppo contenti, però ovviamente magari speravamo un qualcosina in più, sì. Ovviamente. Una black color. Sì, vabbè, però nel senso siamo abbastanza soddisfatti, perché comunque sì, anche se abbiamo trovato qualche doppione, eccetera. Tipo sappiamo, il triplo culino. Il triplo culino, esattamente. Cioè, tre culi! Per farvi vedere, no? Due diversi Crobat, sì, un Cinderace, V, doppione, eccetera. Però tutto sommato nemmeno troppi doppioni, nel senso... Sì, no, quello sì. Quelle, le carte più belle che secondo me abbiamo trovato shiny sono Grimmsnarl e Lapras. E Lapras. Perché la capra, sì, carina, Duff al suo stile, Bull, sì, al suo stile, ma Fallings, ragazzi, Fallings è... Peggio, peggio. Peggio, credo che sia un Pokémon che non doveva neanche esistere. No, dai, è amato da molti. Ma sembra un uscito da Super Mario. Lo so, però a me sembra quello lì di Bugs Bunny, quello della galassia, col caschetto verde che ha la spazzola in testa, quello nero. Sì, ma lui, ma sì, ma lui è un serpentino. Sì, lo so, lo so chi. Sì, ma ho capito che dice. Però, no. Comunque, ragazzi, quindi ricapitolando, abbiamo trovato tre culi, tre culiette, tre snom shiny. Poi, passando alle V, abbiamo trovato Delmise V, Cinderace V doppione, Morpeko V e poi il Crobat V. Poi abbiamo trovato doppione Crobat V Max. Poi passiamo agli shiny baby, come li chiama Ryuk, Sinistì, Morpeko, Indeedee, Poltergeist, Decidiudiudiediu, Ashnidiudiediu, Sento nel palazzo fanno casino come sempre, Zigzagoon di Galar, Rugenugius di Galar, bellissimo Mr. Rhyme di Galar, e poi un Twankie di Galar. Esatto, e poi finiamo. Poi abbiamo Grimmsnarl V, Holo, ovviamente. Lazy Holo e Shiny. Lapras V Shiny. Questo brutto mostro di Phalanx V Shiny. E poi la capretta V Shiny. Esatto, per la felicità di Tempe. Di Mistrelle 92. Quindi niente, ragazzi, noi speriamo di potervi fare, di portare altri spacchettamenti il più presto possibile. Speriamo anche di portarvi a breve il video speciale di cui parliamo da tanto tempo. E quando uscirà questo video ci sta, come no, ma non penso, no, in realtà non penso, penso che mancherà ancora un po'. E comunque dai, supportateci come sempre, intanto ambulanze che passa in sottofondo, che bello. E supportateci sempre con un bel mi piace e iscrivendovi al nostro canale, ci
farebbe molto molto piacere, e a voi non costa niente, è gratuito appunto, però per noi significherebbe molto. Esatto. Qui sotto nell'info box, in descrizione, trovate tutti i nostri social, e in più se volete acquistare roba Pokémon, quindi roba Pokémon, roba, potete tranquillamente acquistare da Coinfinity Store, ovvero dal nostro amico Ivan, che ha anche, grazie al nostro codice sconto di Nerdini, potete usufruire del 5% di sconto. Quindi, che dire ragazzi, approfittatene. Noi vi ringraziamo ancora una volta per la visione e niente, vi abbracciamo forte, come sempre, e ci vediamo alla prossima. Bella ragazzi! Bella!